Mauro Nicolò, mister del comprensorio Archi, Under 19, a lui il microfono per commentare questa partita. Diciamo che la partita si è incanalata già dall'inizio su una falsariga, in quanto abbiamo preso un rigore e poi le disavventure del nostro portiere. La Melitese, giusto, la Melitese non ha rubato niente assolutamente. Borgo Grecani. Borgo Grecani, chiedo scusa, non ha rubato niente, però quando si mette male subito in salita della partita è difficile recuperare. L'Archi comunque ha disputato il suo match senza timori reverenziali e ha fatto la sua partita, ha cercato in tutti i modi di segnare almeno un altro gol. Sì, io non trovo giustificazione, anche perché avevamo 6 assenti e in più il portiere, che non è di categoria e si è visto purtroppo per lui, è incappato in una giornata negativa. Comunque una buona vetrina per mettere in risalto le qualità dei vari giocatorini, tra virgolette. Questo deve essere il campionato under, mettere in mostra tutti i giovani. Prossimo turno? Prossimo turno giocheremo martedì contro l'Aurora. Il presidente Domenico Tripodi, che ha lanciato alla grande il calcio ad Archi dopo qualche anno di pausa, comunque l'Archi si sta comportando bene nel campionato di promozione. Giriamo a lui il microfono per commentare questo match. Sì, quest'anno abbiamo iniziato, diciamo, di buon proposito il campionato di promozione. Siamo quarti in classifica attualmente in zona playoff, quindi una squadra tutta ricostruita, nuova, che sta facendo bene. Anche il mister Saviano, che è nuovo e la prima esperienza in campionato di promozione, sta facendo altrettanto bene. Parliamo adesso della partita di questa sera. Niente, la partita di questa sera, diciamo che abbiamo racimolato 12 ragazzi e non tutti, non abbiamo potuto disporre dei ragazzi che sono aggregati alla prima squadra, quindi oltre il risultato, che è abbastanza, diciamo, largo, non è che hanno giocato tanto male. Ci sono alcuni errori del portiere e della difesa che abbiamo regalato i gol. Si potevano segnare 2-3 gol con maggiore precisione. Sì, questo sì, sono stati poco concentrati in avanti. Comunque tutto sommato lascia ben sperare per il proseguo del campionato. È giusto che il quartiere di Archi, uno dei più popolosi di Reggio Calabria, abbia una squadra del campionato di eccellenza regionale, ma ci vuole ancora tempo. Sì, attualmente pensiamo a concludere il campionato di promozione con la salvezza, che è l'unico obiettivo prefissato. Considerando il discorso del premio disciplina, che ci teniamo tanto, l'eccellenza ancora è presto a pensarci, poi in futuro si vedrà. Eccolo qua il mago della panchina, il talent scout. Obinna è una sua creatura, a dire il vero. Questa sera particolarmente contento perché i suoi Mosquitos, gli Spitfire, hanno messo in vetrina belle trame di gioco, belle giocate individuali e un collettivo di tutto rispetto. Esordire alla prima nel campionato Under 19 era l'obiettivo primario, non è vero, mister Cormaci? Sì, sicuramente è un risultato che fa morale, però allo stesso tempo non ci deve far cullare, perché sappiamo benissimo che è un campionato difficile, che affrontiamo squadre di categorie superiori alla nostra, perché sia squadre eccellenza di promozione sono obbligate a fare questo tipo di campionato, quindi noi l'abbiamo fatto per far crescere i nostri piccoli. Poi ovviamente abbiamo la possibilità anche di far giocare i nostri tre fuori quota della prima squadra, l'abbiamo fatto, tant'è vero che su 5 reti sono state segnate da loro, quindi sicuramente ci danno quel pizzico di esperienza in più. Sì, ho visto belle giocate, non pensate che l'Archi sia una squadra scarsa, però noi ci siamo subito portati in vantaggio con il calcio di rigore, poi ha fatto un bel gol, secondo me ha calciato benissimo Binna, un tiro degno di un giocatore professionista.
quindi poi è stato più semplice, abbiamo fatto qualche errore che dobbiamo correggere, però siamo soddisfatti di questa partita, però non ci dobbiamo cullare più di tanto perché le insidie sono dietro l'angolo, poi quando si ha a che fare con i giovani è facile cullarsi, è facile pensare che si arriva solo alla prima giornata di andata, quindi ancora c'è molto da fare, molto da migliorare. Occhio a Neri e Maggiola. Sì, sono due ragazzi che sono riusciti a portare da noi, tutti e due di provenienza da Bocale, quindi ringrazio anche il Bocale perché ci ha concesso questi due ragazzi che per noi sono importanti, come sono importanti tutti. Sono contento della prestazione anche di Romeo, che è un 2003, quindi ho deciso di buttarlo subito in campo perché dopo la panchina che ha avuto domenica in prima squadra, ma deve capire che però ci sono momenti nella partita che bisogna soffrire, in momenti dove si deve evitare la giocata di fino, dove ci vuole più concretezza, però alla fine penso sono soddisfatto di tutti, tutti hanno dato il massimo, ci godiamo questo risultato che è stato un risultato alla fine importante, quindi complimenti a tutti, a mister Napoli, a tutti i dirigenti. Cormaci si concentra sulla prossima trasferta della prima squadra. Sì, sì, perché dobbiamo cercare di fare punti anche lontano dal Saverio Spinella, i nostri punti li abbiamo fatti finora solo qua, quindi non abbiamo niente da perdere, quindi dobbiamo andare a cercare di fare punti. Mister Enzo Napoli, abbiamo detto nel corso della nostra telecronaca, grande giocatore del passato e anche grande allenatore, un battesimo di fuoco all'esordio in questo campionato Under-19, che partita? Allora, intanto non parliamo di battesimo, diciamo che è giusto premio per una società che ha creduto di fare questa squadra, questa categoria, è il giusto inizio per questo percorso che noi oggi cominciamo e che ci avvieremo a fare. Avevo già detto l'altra volta che fare un campionato di Under 18 è un campionato qualitativo per le società, perché mettono in mostra i giocatori, fanno giocare i ragazzi per questa nuova esperienza e che sicuramente settimanalmente l'allenatore della prima squadra se li potrà trovare la domenica o il sabato pronti per quando gli servono. Un 4-4-2 che ha funzionato bene nel primo tempo e nella ripresa, anche se avete tirato i remi in barca, avete segnato ancora un gol e potevano essere due o tre ancora le reti. Ma a parte l'aspetto tecnico, tattico, 4, ce n'è il la base della partenza qual era? Cercare di buttare le basi per questo campionato, che poi i ragazzi in campo siano saputi stare, che abbiamo fatto 5 gol, che ne potevamo fare 10, quella cosa fa ben sperare per il futuro, anche perché ora abbiamo il prossimo martedì il derby e poi avremo il Bocale, quindi ci prepareremo a fare belle figure col Bocale.